Siamo in via Madonna del Prato, sì. Una parallela del Corso Italia, diciamo all'altezza quasi di Piazza San Michele. Siamo davanti al negozio Dreams, così si fa anche un po' di pubblicità, della quale è titolare la Francesca. Mentre tu come ti chiami? Leandro. E Leandro c'è il negozio? Ferramenta. La ferramenta, sì, poco sì. Qui sopra. Loro rappresentano praticamente i commercianti di questo tratto di via Madonna sì. del Prato. Io ci sto anche di casa sopra. Anche, quindi anche. C'hai diciamo, quindi, diciamo un monitoraggio. C'è un'esperienza un pochetto. Sì. Che succede in questa strada? No, bisognerebbe domandarsi cosa non succede. Cosa non succede in questa strada? Di tutto. Di tutto. Qui è territorio di vandali la sera, la notte, soprattutto fine settimana. Io dico io, ma siamo noi in diversi, abbiamo un pacco così alto di esposti, domande, cose. Quindi comune, questura? Da tutte le parti. E come Carabinieri. Mai non vi caca nessuno? E posso fare una domanda io? Sì. Allora, quei signori che vengono qui la notte, che tra l'altro fanno di tutto, perché non dovrebbero farlo? Perché non c'è nessuno che glielo impedisce. Perché si divertono, sì. Nessuno glielo impedisce. Allora, io quando ho telefonato alle 2 di notte dicendo che qua c'era una confusione, mi hanno detto, risposta ufficiale, mi hanno detto, lei sta occupando abusivamente la linea telefonica, che ci potrebbero essere delle urgenze. Provi ad andare a chiedere qui a Luchino cosa non trova di pisciate la mattina, specialmente d'estate. Allora lanciamo un appello noi, da chiaro e tondo, in nome dei commercianti di via Madonna del Prato, un'occhiata, poliziotti, in 10 anni una volta potete passare, una volante un sabato. Non c'è la volontà, diretta. Non c'è la volontà, no. Tutta al rovescio. Posso dire anche questo, a me mi hanno rubato sì. il 28 luglio, mi hanno chiamata alle 3 di notte, sono venuta, non avevo più l'inferriata, niente. C'era la pattuglia dei carabinieri, io ho detto guardate io rimango sola qui tutta la notte perché non posso lasciare il negozio incustodito, ma ho detto signora non si preoccupi, ogni mezz'ora passiamo, io l'ho visti il giorno dopo alle 10:30 in questura, insomma lì dai carabinieri, perché io non ho visto nessuno, da sola la notte con un coltello e un martello in mano, e vi dico che non passa bella gente. Share da Shining, noi ora gli rompiamo le palle tutti i mesi finché non mi dite, sono passati. Secondo me un pochettino è anche responsabilità vostra. Nostra. Vostra. Lo saprò. Vostra. Perché no, perché in effetti il vero giornalista è quello della città che si occupa, è quello che va dietro, non si limita a fare un servizio perché va in onda, siamo bravi, perché. Però è quello che ha una persona che si mette sistematicamente dietro a un problema della città e lo segue. E va passo passo a ritroso fino a trovare un giornalista vero e viene a cercare me. No, io ci provo magari dopo tanti anni, magari uno se cerchi magari uno a cazzo, se è capitato nel momento giusto. No. Cerchi uno vero, chiami un altro. Io ci provo. Francesca, se ti rirubano ti difendo io tutta la notte, non ti preoccupare. Ti chiamo. Te lo do grazie. Io. Te lo do io il coltello, carabinieri. No, veramente, voi scherzate. Io sono stata tutta la notte. Non passò un po'. Oh, via, ci sto io, su. Va bene, sì. C'ho il numero, ti chiamo.